Dottor Carta, c'è questa nuova campagna che l'azienda realizza in una maniera molto importante per quanto riguarda i social. Ce ne vuole parlare di Gym per te? Certamente, parlo soprattutto dei Gin e arriviamo poi al Gin per te. Dei Gin perché? Perché l'azienda Silvio Carta è entrata nel mondo del Gin 16 anni fa, per un'esigenza tecnica che era quella di andare un po' nel mondo a presentare i vari prodotti e girando un po' in tutto il mondo abbiamo individuato comunque che i prodotti principi che ovunque si vada si parla la stessa lingua, quindi parliamo del gin, parliamo del bitter, parliamo della vodka e parliamo del whisky. Quindi noi abbiamo iniziato 16 anni fa con il primo gin che abbiamo messo in commercio, che è l'Arginio. Per quale motivo siamo entrati nel mondo del gin? Per questo che abbiamo scoperto un po' girando un po' nel mondo e soprattutto perché in Sardegna abbiamo la possibilità di lavorare il ginepro fresco. Cioè le bacche vengono raccolte e messe immediatamente in infusione per far sì che tutta la parte aromatica non venga inficiata da un'eventuale essiccazione o comunque da altri trattamenti di freddo per, comunque per conservarla nel tempo. Quindi la nostra fortuna nasce da quello. Quindi entriamo nel mondo del gin, il primo prodotto che abbiamo fatto, ripeto, è stato il Ginio, per poi andare ad approcciare su varie tipologie di ginepro, agrumati più o meno in modo importante, utilizzando dall'arancio al limone, al mandarino, al lime, e portare quindi alla presentazione un po' in giro nel mondo di questi prodotti che sono peculiarità importanti, diverse da tutti quelli che possono essere gli altri gin che sono venuti fuori nel mondo, che comunque hanno delle caratteristiche un po' diverse rispetto al nostro. Cioè il nostro ha una particolarità. Prima di tutto deve sentirsi il gin. Le botaniche ci sono, ovviamente, perché devono esserci, ma in modo talmente delicato che sono da supporto al gin. Ma la nostra priorità era proprio dare risalto al ginepro, perché raccogliamo il gin a partire proprio dal bagnasciuga e andare a finire la parte più alta che abbiamo in Sardegna, che è Punta la Marmora. Questo gin per te viene raccolto proprio in un appezzamento di terreno molto particolare che si trova a 1600 metri di altezza in una costa della collina che è esposta in modo importante verso est. Da qui riusciamo ad avere proprio una concentrazione di sapori e di profumi che sono unici nel suo genere, soprattutto proprio ginepro al 100%. Invece per quanto riguarda il tour, come è stato pensato? Perché questo è importante a livello di comunicazione e Il tutto. tour è stato pensato riconducendolo sempre al nostro territorio, cioè volevamo che la gente che sente parlare per la prima volta di Silvio Carta fosse anche incuriosita e soprattutto fosse invitata, come stiamo facendo con tutti quanti, di venire a trovarci in azienda e aver modo di rendersi conto e di scoprire come si possono produrre questi prodotti. C'è anche una prima volta, no? È la prima volta come espositore al Best Wine Stars. Com'è nata questa iniziativa? Beh, l'idea è nata dal fatto che l'azienda vuol farsi conoscere ovviamente fuori dal proprio territorio, quindi il motivo principe ce l'hanno dato diversi clienti che abbiamo della zona di Milano, che ogni estate vengono a trovarci e loro ci hanno suggerito: ma perché non cominciate ad allargarci anche su extra territorio vostro? Perché noi già siamo presenti soprattutto all'estero. Però in effetti nella zona del nord Italia ci mancano ancora tante realtà, tra cui il primo che abbiamo individuato è stato quello di Milano e infatti si stiamo presentando per quello. Ecco, invece, insomma, il gin poi alla fine nasce un po' dalla passione, dal cuore. Come un po' distinguersi da tanta concorrenza che c'è in giro? Proprio perché ha una fortissima concentrazione di bacche di ginepro e quindi i prodotti fatti dalla Silvio Carta, i gin distillate dalla Silvio Carta sono unici in quel genere, nel senso che veramente sono tutti riconducibili al gin. La botanica passa in secondo piano, è un supporto ma non deve essere prevalente.
Ecco, invece per quanto riguarda sempre il discorso della comunicazione, anche dell'associazione, voi avete pensato a un discorso di testimonial, un bartender di riferimento, anche che possa magari un po', anche volendo valicare anche i confini, perché immagino che Silvio Carta voglia essere un prodotto anche esportabile. Beh, no, diciamo all'estero. Che su questo territorio stiamo lavorando, perché alcuni gin che produce Silvio Carta li distribuisce Coca-Cola. Quindi stiamo collaborando con Coca-Cola proprio per mettere un bartender, un testimone, un qualcuno che faccia un po' il giro di tutta la penisola per presentare al meglio i nostri prodotti, perché all'estero i testimoni siamo noi stessi, però in Italia abbiamo bisogno di uno che collabori costantemente. E il raccordo dovremmo chiuderlo con Coca-Cola, che ripeto è già 4 anni che lavora con i nostri prodotti e che adesso siamo in prossimità di individuare una persona che faccia quello di mestiere. Ecco, per concludere è molto importante anche proprio anche la calendarizzazione, gli obiettivi. Ormai andiamo incontro all'estate, no? Che l'estate poi alla fine rappresenta poi miscelati più freschi e il gin è perfetto. Cosa ci aspettiamo da Silvio Carta proprio a livello di prodotto e anche di novità nei prossimi mesi? La novità che presentiamo quest'estate è un gin orange, proprio fatto al 100% di arancio, abbinato con il bitter e completato con un infuso, chiamiamolo infuso, in realtà è un liquore, e che si chiama Sard Orange, sempre il 100% arancia sarda.